C'era una volta, ci proponiamo di farvi rivivere qualche emozione, presentandovi alcuni filmati storici amatoriali realizzati fra gli anni 60 e 80 da appassionati cineasti che prima di noi amavano osservare il treno in movimento. Le immagini che vedrete, sebbene ottenute con mezzi audiovisivi qualitativamente inferiori a quelle di moderna concezione, rappresentano una testimonianza di notevole importanza storica e culturale, riproponendo ai nostri occhi scorci di passato, ritagli ferroviari perduti nel tempo. La nostra rassegna si apre con un filmato realizzato nel 1978 da Pietro Baldini, che ci mostra un treno speciale organizzato dal GAT, Gruppo Amici del Treno di Torino, su un percorso circolare lungo le linee del Monferrato, da Alessandria a Chivasso via Nizza Monferrato Asti e da Chivasso ad Alessandria via Casale Monferrato. Il treno è al traino di una doppia di locomotive a vapore del gruppo 640, la 121 e la 024. Sono immagini di particolare valenza storica e culturale, perché linee e impianti hanno subito profonde trasformazioni e buona parte dei rotabili, visibili sul percorso del treno, sono ormai entrati a far parte della storia. Buona la qualità delle immagini, se pensiamo che sono state realizzate con una telecamera a pellicola 8 mm.
Il plastico realizzato dal signor Rossetti nella mansarda di casa misura 280x160 cm, appoggia su un classico reticolato di legno ed è mobile grazie a delle rotelle a scomparsa fissate all'interno delle gambe di sostegno. L'impianto ferroviario è realizzato con armamento Flashman Profi con massicciata incorporata e affogata. Tutti i deviatoi sono elettrici. Sebbene la circolazione sia a comando digitale, gli scambi sono azionati alla vecchia maniera, dal piccolo quadro sinottico a scomparsa. Il comando digitale avviene tramite una centralina Arnold Riverussi del tipo Commander 9, che permette l'utilizzo simultaneo di un numero di locomotive variabile fino a 9, più una senza decoder. In un piccolo impianto come questo è più che sufficiente. Se però nel tempo si vorranno aggiungere altre locomotive, sarà necessario battezzare con lo stesso indirizzo più unità di trazione che non potranno circolare simultaneamente. Thank you.
Il paesaggio è ambientato in un land tedesco. Un bel dipinto in prospettiva, appagando l'occhio, completa lo sfondo del plastico. Il paesaggio alpino è stato curato nei minimi dettagli. Tra i particolari più interessanti, una segheria perfettamente funzionante e un pescoso laghetto dalle trasparenze realistiche. Il piccolo lago e il torrente affluente che alimenta la segheria a monte sono stati realizzati in resina bicomponente, che alla prima colata ha sciolto completamente il polistirolo su cui era stato preventivamente preparato il letto del torrente e il fondo del lago.
numerosi personaggi Prizer, intenti in festeggiamenti popolari, dipinti uno ad uno con estrema precisione, affollano la piccola cittadina, costruita con dei kit Faller, Folmer e Kibler. Degna di nota l'illuminazione serale, costituita da 80 punti luce, che insieme ad un treno viaggiatori completamente illuminato, crea un'ambientazione altamente suggestiva. Chi fosse interessato a collaborare alla realizzazione di TG Trains, con immagini filmate nei formati DV, Mini DV, I8, 8, VHSC, VHS, può contattare la redazione inviando il proprio contributo all'indirizzo tgtrains.com, casella postale 15, 21040, Castronno, Varese.